Al Grande Fratello 16 si stanno incominciando a delineare le prime alleanze, le prime attrazioni e i primi dissapori. A lasciare maggiormente spiazzati i vari coinquilini e la bella Erika. La commessa fiorentina è entrata a gamba tesa all'interno della casa più spiata d'Italia. Il suo fisico prorompente e il suo modo di fare altamente provocatorio, infatti, hanno stuzzicato la curiosità di molti uomini. Negli ultimi giorni, ad interessarsi maggiormente alla bella Erika e Gaetano, tra i due infatti sono nati dei giochi di seduzione alquanto hot. La donna ha un modo tutto suo di provocare gli uomini, mentre Gaetano è, come ha più volte palesato, un grande Latin lover. Proprio per questo motivo, tra i due pare ci siano delle scintille bollenti. Scopriamo insieme che cosa è accaduto. Erika prova ad imbarazzare Gaetano con la seduzione. Nel corso di una conversazione tra Gaetano ed Ivana, si è intromessa anche la bella commessa fiorentina. Erika, infatti, ha incominciato subito a provocare Gaetano coinvolgendolo in giochi di seduzione alquanto bollenti. La conversazione è diventata sempre più calda al punto che il bel concorrente ha sussurrato alla sua interlocutrice che, molto presto, la farà impazzire. Nel frattempo Ivana era presente ed è apparsa molto divertita dalla cosa. La sorella del noto calciatore Mauro Icardi, infatti, ha detto che gradirebbe davvero molto veder nascere qualcosa tra loro due. Erika, allora, ha incominciato a rincarare la dose nel tentativo di mettere in imbarazzo il ragazzo. La concorrente ha incominciato a fargli una serie di domande a raffica. La donna gli ha chiesto cosa pensasse di lei, del suo fisico, della sua personalità ecc. Gaetano, però, non è sembrato affatto imbarazzato o intimidito da tale conversazione, anzi. Giochi di seduzione al GF16. Il giovane coinquilino è stato al gioco e poi ha esclamato che fuori dal contesto televisivo, sarebbe stato lui a farla impazzire. I giochi di seduzione tra Gaetano e Erika non sono passati certamente inosservati. Tra i due ragazzi c'è un'attrazione palese. Molto presto, dunque, potrebbe divampare un vero e proprio incendio. Ad ogni modo, quello tra Erika e Gaetano non è il primo flirt nato all'interno della casa del GF. Gennaro, ad esempio, pare sia molto attratto da Martina. Quest'ultima, però, in più di un'occasione gli ha spiegato di reputarlo solo ed esclusivamente un amico. Poi ci ha pensato la bellissima modella Mila Suarez a scatenare le fantasie del concorrente. Insomma, gli animi sono davvero caldi. Non ci resta che attendere per vedere quale tra tutte le coinquiline abboccherà all'amo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.